com'è che hai cominciato il lavoro del ferro? Avevo 7 anni, mio padre faceva il fabbro e io lavoravo un po', allora c'era la bottega del fabbro e io l'avevo imparato con mio padre. Che anno sei nato tu? Cioè, io sono nato nel 38, 25 agosto 1938. Qui? A Petrignano, a Castiglione del Lago. Però sempre stata a Petrignano? Sempre a Petrignano. E lui lavorava già al ferro qui? Il ferro in paese, nel paese. Che lavori facevate? Io, lui anche, che lavoro? Allora erano il fabbro che era, lavorava solamente per i contadini, riparazione degli attrezzi agricoli dei contadini, accette, martelli, faceva tutta a mano, capito? Allora era così. Ma anche attrezzi da trazione animale? Lavorava sugli attrezzi da trazione animale, perché allora i trattori non c'erano. E ho imparato, fino a 20 anni. Poi dopo hai preso. Dopo sono andato militare, dopo militare sono andato a lavorare a Genova. Ho lavorato 7 anni sulle Lanzalbe, sulle navi, lavoravo. Che facevate? Saldatore. Poi dopo la nostalgia del paese sono ritornato al paese. E ho riaperto l'officina. In che anno? Del 67. Ma dopo ho cominciato il boom dell'edilizia, si lavorava lindiere, cancelli, porte. Per lì il ferro battuto già stampato? L'era dal 70 in poi era, come si dice, roba da poi, chiavi le lindiere, tutte dritte, tutte cose, perché allora era il boom. Saldavate più che altro? Da costruire, no, tagliava, però non era, dopo, negli anni 80-85 è cominciato, è ritornata la moda del ferro battuto. E ho cominciato a lavorare, cioè cancelli. Ma li avevi già imparato da piccolo? Io avevo lavorato. Ma dopo te l'ho spiegato l'altro giorno com'è. Perché dopo ho cominciato sì a fare tutta questa roba di ferro battuto, ma tutto ferro battuto fatto in fabbrica. Perché facendo la mano non conviene a chi lo fa, perché non dovessi far pagare un lavoro un prezzo esorbitante che la gente non ci arriva. Cancelli, lindiere, tutto recinzioni, porte. Ma ferro battuto o stampato? No, stampato, roba stampata. E tu ferro battuto quando l'hai fatto? Come hai imparato e quando? Ho imparato perché ho imparato a lavorare alla forgia perché mi ho imparato da mio padre. Da piccolo? Da piccolo, ma l'ho detto dopo? Non si faceva perché veniva una lindiera fatta in ferro battuto veniva a costare troppo, la gente come faceva con il perché per fare il lavoro ci vuole il tempo, non è che... E dicevamo, tu quando è che quindi hai lavorato col ferro battuto? Che mai gli ultimi anni? 90? Sì, 90-95 che l'avevo detto alla gente, perché ancora trovavi delle persone che volevano il lavoro fatto a mano, capito? Poi ora sono entrato tutto questo lavoro commerciale. E oggi tutti dove vai tutti i cancelli, le lingiere, ma sono tutti lanci già fatti dalla fabbrica, da tutta roba. Tu prendi i pezzi e le monti. Ecco, quello è il problema. Ecco, dove volevo spiegare, insomma facciamo questo qui il montante del cancello. Più grande, non so se mi spiegano. Ora che fa? Si fa in cancello come ho fatto quello il mio, io l'ho saldato, ho preso il tubolare e l'ho saldato. Ma invece se tu vuoi fare tutta mano, allora prendi questo ferro qua, lo buchi. Poi ne prendi in alto, gli fai tutto il tondo col tornio e lo infili e lo bulloni, poi ne metti un altro nel mezzo, poi metti i ferri ditti, le buchi, le metti tutti bullonati, ma dico un lavoro che richiede una manodopera enorme, dopo chi te paga? Già capito qual è il problema, però sì, il ferro battuto è solo per produzioni ovviamente, ma ancora c'è gente che lo fa, che le fa quei lavori, quando uno vuole un lavoro in quel modo, non sono delle strutture dei ministeri, delle strutture che fanno dei lavori e vogliono tutti quei lavori fatti in quel modo. Ma costano, certo.